delibere che riguardano poi più o meno tutto quanto, sempre lo stesso argomento. Molto spesso ho sentito i consiglieri del PD dire che durante questa consiliatura questa amministrazione non è stata in grado di fare un piano industriale di AMA. Dicono una cosa non vera, basta andare sul sito di AMA e vedere che nel 2017, sotto la nostra consiliatura, è stato fatto un piano industriale. Un piano industriale che, quando è stato fatto, è stato detto subito che andava anche rivisto, ma una inversione di tendenza rispetto al passato è stato fatto. Per cui c'è già un piano industriale, ma adesso deve essere sicuramente rivisto e revisionato. Ci sono diversi elementi, non si può non iniziare dal momento di cui stiamo discutendo adesso con la tariffa tari del 2020, se non andiamo a rivedere anche quello che abbiamo detto e quello che è stato scritto nel piano economico e finanziario che abbiamo già votato il 30 di settembre. Quel piano è particolarmente importante perché di fatto evidenzia alcuni aspetti che le opposizioni fanno fatica un po' a percepire e a voler capire. In realtà, con questo piano economica e finanziaria viene detta una cosa molto molto chiara. Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. È vero, purtroppo ci sono diversi bilanci non approvati in questo periodo. Tutto è nato con un contrasto che c'è stato nel bilancio con i famosi 18 milioni dei servizi cimiteriali. Però questo aspetto specifico di fatto è stato un po', come l'ho già detto in un altro intervento, come l'apertura del vaso di Pandora, perché in realtà andando a scavare nei bilanci si sono trovate diverse questioni che di fatto non andavano. Una di queste viene evidenziata nel piano economico e finanziario, ovvero sono emersi i crediti inesigibili degli anni 2003-2009, parliamo di ben 104 milioni, e di questi 104 milioni a questo punto l'amministrazione ha fatto una scelta che di fatto li valuta come non esigibili questi fondi che effettivamente AMA metteva tra i crediti, ma crediti che in realtà erano sulla carta. E mentre noi adesso praticamente mettiamo moneta sonante nei bilanci di AMA e in 4 anni verranno di fatto restituiti questi fondi ad AMA e parliamo di 36 milioni e mezzo per l'anno in corso, 36 milioni e mezzo per il prossimo anno e circa 17 per gli altri 2 anni successivi. Per cui di fatto stiamo mettendo anche più soldi. Il consigliere Figliomeni si chiedeva perché c'era questo piccolo aumento generale dei costi generali, perché veniva valutato il totale, veniva valutato un pochino in più, era presto detto, insomma, le motivazioni di fatto sono queste. Diciamo che la situazione è sicuramente molto complessa, quella che noi abbiamo affrontato in questi 4 anni di consigliatura. È l'argomento sul quale stiamo facendo sicuramente più difficoltà a dover ottenere dei risultati. Ci sono diverse criticità, che oggettivamente ci stanno delle diverse criticità. Non dobbiamo dimenticare che durante questa consiliatura c'è stato un caso bello molto pesante che ha subito l'amministrazione con l'incendio dell'impianto del Salario, che era un impianto dove venivano trattati un quarto dei rifiuti indifferenziati di Roma, che oggettivamente crea delle difficoltà ulteriori. Io lo ricordo anche per i cittadini che ci stanno ascoltando, la commissione sul ciclo dei rifiuti, illecito dei rifiuti, ha evidenziato come nel corso degli anni, ogni anno ci sono 100 impianti dei rifiuti che vengono incendiati o distrutti, per cui è un fenomeno, diciamolo, mafioso, criminale che avviene ed è molto pesante, che rende molto difficile poi
la soluzione dei problemi. Non neghiamo che effettivamente delle difficoltà ci sono, però il piano economico e finanziario che abbiamo approvato e questa delibera Tari in realtà rilanciano un po' la soluzione di questi problemi. Io mi auguro, l'ho già detto nel piano economico e finanziario, che proprio il piano economico e finanziario mette le basi per andare a far sì, mettere in condizione AMA di approvare i bilanci, che è una condizione sine qua non per riuscire a sbloccare determinate situazioni e a risolvere dei problemi molto importanti. Per cui io consegno il voto favorevole della maggioranza a questa delibera, augurandoci ovviamente che questo sia il passo proprio per il rilancio di AMA, così come vogliamo noi pubblica, come abbiamo sempre detto. Grazie.